Ingrediente essenziale per la torta, questo lievito che ci consente di far spompare il nostro dolce e farlo diventare bello, bellissimo, ancora più soffice e ancora più gustoso. Che cos'è il lievito nella vita della coppia? È la capacità di, secondo noi, mettere il nostro amore anche a servizio degli altri, proprio per far lievitare. Un nostro amico una volta ci disse che la coppia è una fabbrica di amore, ne produce di più di quanto ne ha bisogno e quello che fai in sovrappiù non lo puoi conservare, surgelare da nessuna parte. Se lo regali ti ritorna indietro e se no va a perdersi. Questa è, secondo noi, la funzione dello lievito nella torta della nostra coppia. Essere lievito io per Davide, lui per me, noi per i nostri figli, ma non fermarci solo lì, perché forse c'è qualcuno accanto a noi che avrebbe bisogno di un pochino del nostro amore per poter crescere, dell'ascolto, dell'accoglienza, dell'incoraggiamento, di una telefonata. Non pensate a cose strane o chissà di quale impegno infinito. A volte basta veramente pochissimo per poter aiutare gli altri a camminare. Forse varrebbe la pena ricordarsi di quante volte qualcuno è stato lievito per noi. A me ogni tanto questo succede, pensarci ho una grande gratitudine e mi dà anche la forza e il coraggio per provare a lievito per gli altri, non perché siamo i più bravi, cadiamo come tutti gli altri, anzi, forse ancora un po' di più, ma lievito per gli altri perché è la possibilità di costruire questa rete buona, salda, di relazioni non perfette, che traballano, che cadono, che si rialzano, ma che sono vere, autentiche, che camminano. E questa rete, con tutti questi nodi, tiene su anche noi. E più custodiamo anche i nodi degli altri, e meglio possiamo stare. Lievito nella vita di coppia, fra di noi, per poter crescere, e per gli altri. A modo esclusivo e proprio di ogni coppia, ma è un aspetto che è prezioso che ci sia, per rendere più spumosa la nostra torta della vita di coppia. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un polliciotto su e se restate sintonizzati sul nostro canale, saprete anche il prossimo ingrediente per arrivare a cucinare questa buonissima torta della vita di coppia. Ciao!